È arrivato il momento. Io trovo sempre molto difficile parlare di qualcosa la cui bellezza mi sembra tracimare dappertutto e infatti spesso evito di farlo. Questa volta però la voglia di far conoscere Alba de Céspedes e Quaderno Proibito è molto maggiore rispetto al mio senso di inadeguatezza, quindi oggi parliamo di Quaderno Proibito. Cominciamo con qualche coordinata. Quaderno Proibito esce nel 1959, tutto intero, perché prima viene pubblicato, nasce come pubblicazione a puntate su una rivista. Quaderno Proibito racconta la storia in prima persona e lei a raccontarcela di Valeria Cossati, una donna di 43 anni, moglie e madre di due figli. Valeria conduce la tipica vita di una donna degli anni 50 della piccola borghesia ed è completamente immersa nei ruoli ausiliari di moglie e di madre. È come se lei non esistesse se non in relazione alle persone di cui si prende cura con devozione e sacrificio. Ed è talmente immersa nei suoi compiti da aver perso la capacità, se mai l'ha posseduta non lo sappiamo, di comunicare con se stessa. Una domenica mattina di novembre Valeria va a comprare le sigarette al marito Michele. È una mattinata particolarmente assolata, lei si sente una sorta di gioia addosso, no? Tipica delle belle giornate di sole, e quando arriva dal tabaccaio decide di conquistare da dei quadernini neri con la copertina lucida che vede in vetrina. Quindi decide di comprare, oltre alle sigarette, anche un quaderno. Inizialmente il tabaccaio le dice di no perché ha il divieto di vendere qualsiasi cosa che non siano le sigarette, ma lei lo riesce a convincere e torna a casa con questo quaderno nero stretto nel cappotto. Da qui la parola proibito, che poi dà il titolo al romanzo. Per due settimane questo quaderno rimane nascosto, lei trova diversi posti dove è convinta che la sua famiglia non guarderà, come per esempio la cesta dei panni. Non scrive perché primo non si sente autorizzata ad avere dei segreti, e secondo rispetto alla sua famiglia, e secondo perché le sembra di rubare tempo alla cura dei suoi cari. Il tempo dedicato alla scrittura è un tempo che lei non si può permettere, perché lo toglierebbe alla casa, ai figli, al marito. Per settimane Valeria si limita a fissare il suo nome scritto sulla prima pagina del quaderno. Questo particolare, che sembra piccolo, in realtà è molto importante, perché serve a De Céspedes per darci la misura della perdita dell'identità. Lei non ha più un nome, tant'è uno che dei primi particolari che abbiamo, che ci viene raccontato, è che il marito ha preso a chiamarla da qualche anno mamma, non più con il suo nome Valeria. Un vezzo che a lei inizialmente sembra anche affettuoso, ma che scrivendo si rende conto avere qualcosa che non le torna. Dopo 15 giorni Valeria trova il coraggio, nonché lo spazio e il tempo, per scrivere finalmente su questo quaderno. Le prime parole che lascia sulla carta sono queste: ho fatto male a comprare questo quaderno, malissimo, ma ormai è troppo tardi per rammaricarmene. Il danno è fatto. Non so neppure cosa mi abbia spinta ad acquistarlo, è stato un caso. Io non ho mai pensato di tenere un diario, anche perché un diario deve rimanere segreto e perciò bisognerebbe nasconderlo a Michele e ai ragazzi. La vita di Valeria è fatta di pochissime cose. È impiegata part time, ma non lavora per passione, non lavora per scelta, ma lavora perché serve portare soldi in più a casa. Si occupa con grande spirito di sacrificio dei figli e del marito e bada alla casa. Quella che all'apparenza è una vita ordinaria, e lo è anche per lei, scrivendo invece si rivela essere un'altra cosa, ovvero una vita fatta di costrizioni e di infelicità. Scrivere infatti per Valeria, questo è un aspetto molto interessante di questo libro, del modo in cui ci viene raccontata l'attività di scrittura, scrivere per Valeria è una sofferenza, perché la mette davanti a quella che è la sua vita, che lei fino a quel momento non ha voluto guardare, ascoltando veramente se stessa. Vi leggo un pezzetto. Sono le 2 di notte, mi sono alzata per scrivere, non riuscivo a dormire. La colpa è ancora una volta di questo quaderno. Prima dimenticavo subito ciò che accadeva in casa, adesso invece, da quando ho cominciato a prendere nota degli avvenimenti quotidiani, li trattengo nella memoria e tento di capire perché si siano prodotti. Se è vero che la nascosta presenza di questo quaderno dà un sapore nuovo alla mia vita, devo riconoscere che non serve a renderla più felice. Dopo i 15 giorni in cui ha fissato il quaderno, Valeria è un fiume in piena, non riesce a smettere di scrivere, tant'è che qui la troviamo alle 2 di notte. Scrive solo quando è sola e non ha una stanza tutta per sé come Virginia Woolf, quindi scrive durante la notte e
quando finalmente è sola. Anche se scrivere è questa grande sofferenza, lei non riesce a smettere di farlo, perché è come se zittire una voce che finalmente le sta parlando, non riesce a zittirla. Scrivendo comincia a rivedere diversamente anche i rapporti della sua vita, i rapporti col marito, i rapporti con i figli. Si rende conto, scrivendo, che il marito non le parla, non la guarda, non la ascolta, non ha la minima cura dei suoi bisogni, è totalmente insensibile alla sua voce, alla sua identità. De Cespedes, in questo libro, ma anche in altri, affronta spesso la solitudine femminile rispetto all'indifferenza maschile. La solitudine che ci racconta De Cespedes è sì la solitudine delle donne di quell'epoca, che erano praticamente costrette all'interno delle quattro mura di casa, non avevano rapporti con l'esterno, quelle che non lavoravano ancora di più, ma è anche una solitudine in cui noi contemporanee ci riconosciamo, perché sappiamo che spesso il nostro mondo interiore viene svilito, viene considerato cosa da poco, le cose da femmine, tutto quello di cui ci occupiamo, perché comunque viviamo in una società che è tarata per riconoscere il bisogno e il desiderio maschile e non tanto il nostro. Valeria comincia quindi a vedere in modo diverso il rapporto con suo marito, ma anche gli altri rapporti della sua vita, quindi quello con sua madre e soprattutto quello con sua figlia Mirella, che forse è una delle parti più belle del romanzo. Vedendo con occhi nuovi il mondo che la circonda ora che sta scrivendo, comincia anche ad essere più comprensiva, a comprendere di più le difficoltà delle donne nel mondo, quindi di sua madre e di sua figlia, però non riesce a smettere di disapprovarle, soprattutto sua figlia Mirella, che ha una grande sete di libertà e anche una grande sete e anche una grande voglia di prendere le distanze da sua madre. Se da una parte è con lei, dall'altra la disapprova, perché non riesce a emanciparsi dal tipo di cultura in cui è immersa. Forse la parte più straziante di questo libro è il conflitto interiore che vive Valeria. Valeria è sempre in bilico, è come se da una parte volesse smantellare tutto, buttare casa all'aria perché non ne può più, dall'altra invece è il senso del dovere e di aderenza al ruolo di moglie e di madre è così forte che non ce la fa a non essere quello, a non portare il piatto in tavola, a non badare a tutto, a non prendersi cura di tutto. È una continua lotta. Questa contraddizione è evidente nel rapporto con la figlia Mirella, perché Mirella è molto diversa da lei, c'è uno scarto generazionale che ha reso Mirella diversa. È una ragazza che brama indipendenza, che vuole studiare per passione, per trovare un lavoro, vuole innamorarsi, non vuole essere come sua madre. E se da una parte Valeria la ammira per queste cose, la guarda con ammirazione, pensa che finalmente lei avrà quella libertà che non ha avuto, una parte di lei, e per questo il conflitto, per questo quando parliamo di patriarcato interiorizzato, no? Lei non ce la fa e in qualche modo giudica sua figlia perché non vuole diventare come lei, perché non vuole essere una donna, moglie e madre, come è giusto che sia. Parlando con Mirella, Valeria fa una riflessione sull'eredità delle madri e delle nonne che ci hanno lasciato. Madri e nonne che non sempre hanno potuto compiere dei gesti eclatanti perché la società non glielo permetteva, ma che hanno lavorato nell'ombra affinché noi avessimo la possibilità di avere un nome, di costruire attorno a quel nome un'identità e di non essere solo un ruolo. Valeria scrive: non capisce, dice, parlando di Mirella, che sono stata proprio io a renderla libera, io con la mia vita dilaniata tra vecchie tradizioni rassicuranti e il richiamo di esigenze nuove. È toccato a me. Sono il ponte del quale lei ha approfittato come di tutto approfittano i giovani, crudelmente, senza nemmeno avvedersi di prendere, senza darne atto. Adesso posso anche crollare. Potrei andare avanti veramente delle ore a raccontare questo libro, perché credo sia una fonte inesauribile di argomenti e questioni che ha senso dibattere. Troverò il modo di farlo, in qualche modo si farà. L'ultima cosa che voglio dire è che nel 2021 Mondadori decide di ripubblicare De Cespedes, alcune opere di De Cespedes, che per decenni sono state fuori catalogo, erano indisponibili, non potevamo, anche se avessimo voluto, conoscere.
E il fatto che non potessimo leggere una delle, perché non avevamo la possibilità, una delle autrici più talentuose, brillanti, sensibili, intelligenti che io abbia avuto opportunità di leggere, mi sembra una cosa da segnalare. Ora, al di là delle polemiche, le mettiamo da parte. A questo punto, però, devo dire che sta a noi camminare su quel ponte di cui parla Valeria, portandoci i nomi delle donne che ci hanno permesso di percorrere la nostra strada.